Tavolo verde e maniche da croupier. Odo le carte o spacchetto gli smartphone. E per oggi diciamo che spacchetto smartphone. Però due carte è sempre bello darle. E dopo questa cosa che apparentemente non c'entra nulla, andiamo a vedere il nostro smartphone. Ci siamo anche oggi. Mi sono dovuto piegare alla semi-cinesità. Semi-cinesità. Non voglio più comprare prodotti cinesi, come vi ho detto. Infatti, non lo compro. Questo lo provo e lo rimando boomerang. Questo sarà uno smartphone totalmente boomerang. Comunque, esso sia. In attesa di cosa? Vediamo se siete bravi di cosa. Dei Sony, dei nuovi Sony 2022, perché io sono un sonista. Non a caso, sono un sonista. E voilà, Motorola Edge. Tanto già quasi spacchettato. Alleluia. Ready for compatibile. Motorola è una di quelle ditte che, a parte che ho avuto un discreto successo con il Motorola Edge 20 Pro, il video è andato bene perché l'ho presentato in anteprima. Motorola comunque è un vecchio marchio che mi riporta agli anni di quando Motorola era davvero americana, aveva le idee e c'era lo StarTAC, che era il telefono fantastico che non tutti si potevano permettere, era bellissimo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, tipo le carte, ecco. Se vogliamo, quindi diciamo che Motorola, pur essendo di proprietà cinese oramai, ancora si pronuncia, la sede legale è ancora in America, in Illinois, quindi diciamo che è un ibrido fra Cina e America, uno peggio dell'altro. Fra Cina e America, prima mettevo l'America prima della Cina, dicevo che era un po' meglio della Cina, diciamo di sì ancora, perché la Cina adesso è proprio. Voilà, telefono già aperto, ricaricato. Non so che cosa gli fanno questi telefoni. Andiamolo a vedere un attimo. Vediamo prima tutto il pacchetto, perché codesto sia Motorola Edge, vari pacchettini, libricini, questo qua. Ricarica 33, già l'ho sentito, ve lo dico in anteprima perché lo sapete già pure voi. Ricarica 33 watt. UCCCBBC, solito. CB, solito. Cuffiette, almeno. Vediamo che livello di cuffietta c'è. Andiamo a vedere il livello di cuffietta. Carina, bio storta, quindi già predisposta a entrare nell'orecchio con i gommini di sostituzione. Quindi vi dicevo, l'unico modo adesso, secondo me, il problema della guerra si chiama Cina. È l'unico modo che abbiamo per fermare questa guerra, che ormai sembra veramente andare come quando si rompono le uova, e quindi quando rompi, c'hai un caschetto di uova, ti cadono per terra, non è che le puoi aggiustare in qualche modo, le devi cambiare. Quindi o si cambia Putin, andiamo ad accendere, togliamogli questo obbrobrio di cover. Oh, vedi? Senza cover è molto molto carino, vedete? Veramente bellino, bel riflesso, non prende impronte, le impronte le asciuga, quindi un bel trattamento, veramente carino. Vedete, il reparto blocchetto fotocamera è di un lucido, e sotto è uno zigrinato sotto con un lucido sopra, non so se si nota per video. Diciamo che la pecca di questo qui è che hanno fatto due fotocamera 50 e questa da 2, mi pare che non serve a nulla. Cioè, non ne fai 3 da 50, se no toglilo proprio, fai 2 da 50. Io non riesco a capire perché
Questa è l'impronta cinese, appunto. Sì, diciamo quello che dicono tutti, ovvero strettino, molto strettino, mi sembra che siano 6 mm per 150 grammi circa, per cui un po' sbilanciato, no, nemmeno sbilanciato davanti alle fotocamere, perché forse hanno messo batteria sotto, fotocamere sopra, e quindi va a equilibrare. Hello, Moto. Allo. Quindi dicevo, l'unico modo per, secondo me, per fermare questa guerra, o in qualche modo si ribalta il regime di Putin dall'interno, dall'esterno, o tutti quanti i nostri grandi capi, scienziati, i nostri comandanti vanno a parlare, gli europei vanno a parlare con, voilà, adesso operazione. Si apre il mondo, wow, si apre il mondo Motorola, United States, no, Italian States. Scorrimento già vi posso dire che è molto veloce. Italiano, Italia, inizia. Devono andare i nostri capi di governo di Francia, Germania, Italia e tutti quelli che ci vogliono andare, più ne sono e meglio è, a parlare con Xi Jinping, appunto, con il cinese, e a dirgli: caro compare, caro amico mio, se vuoi che la tua via della seta continui a funzionare, vai a parlare con il tuo amico russo che è slegato, che gli hai tolto le catene, l'hai scatenato e gli hai fatto fare questo lavoro, e vallo a fermare, perché se no la via della seta diventa la via della merda, invece della seta della merda, perché non compreremo più nulla, cosa che voglio fare io in piccolo, non compreremo più nulla da voi, Cina. Quindi il cinese, poi se glielo metti sotto l'aspetto economico, vedi che ci sente, comincia a sentire la cosa, e vedrete che si muove e andrà a parlare con Putin. Putin, senza l'appoggio della Cina, si sentirà molto ridotto e quindi dovrà un po' rivedere il tutto. Non so se mi spiego. Altri metodi io non ne vedo. Se le vedete, ditemele voi. Io non le vedo, e sono certo quasi all'85-90% che purtroppo andremo verso un'escalation, ci sarà una guerra purtroppo brutta. Ignora. Collegati alla rete mobile, per il momento non ci colleghiamo. Continua. Accetto e continuo. Vediamo solo come è sempre la schermata. Poi domani lo porterò con me. Comunque, bello schermo, bella velocità, si vede subito. Grande livello. Imposta un pin 1234. 1234. Sblocca con l'impronta digitale. Vabbè, lo saltiamo per il momento. Volevo vedere solo la schermata iniziale. Non perderti gli aggiornamenti. Va bene. Aspetta che c'è dell'altro. Inserisci l'email un'ora. Non vuoi ricevere email un'ora, ti ho detto. Te lo dico 2 volte. Scegli un tema. Chiaro, scuro, chiaro. L'oscurità, basta. Ci vuole sempre la luce. Basta con l'oscurità. Scegli uno stile di navigazione, pulsanti, gesti, pulsanti. Configurazione completata. Eccoci qua, il Motorola. Oh, lunedì 2 maggio, come vedete 16:18, aggiornato, batteria mezza carica. Batteria mezza carica, velocità c'è tutta. Sgomma, perché vedete, sgomma, riesce, torna indietro per quanto è veloce. È sgommante. Ah, come Edge 20 Pro dell'anno scorso, che addirittura camminava troppo. Cosa posso farvi vedere? Vediamo un po'. Prima impressione buona. Prima impressione buona. Domani valutiamo il tutto. Valutiamo le foto. Valutiamo come si sente l'audio. Non so se c'è qualcosa di audio, ma non credo. Come sempre, Android stock di Motorola, bene, molto bene, questo è tutto. Vedete, c'è solo questo qua, Moto, il resto è tutto stock. Registratore, c'è Ready for per trasmettere il telefono, questo che vuole dire Motorola, tac, per trasmettere il
le immagini al video, però non trovo la musichetta. Volevo sentire come si sente, molto veloce, molto reattivo. A tomorrow. Eccoci, oggi martedì 3 maggio 2022, ho provato il telefono in questione, Motorola, ve lo posso riassumere così, forse come avete letto nella copertina, il telefono giocattolo. Motorola ha fatto, ho recensito non più di un mese fa il Motorola Edge Plus modello 2020, che era il top di gamma di Motorola del 2020, a 399 euro, che sarebbe il prezzo di questo al lancio. Adesso a 399 euro, ha fatto un'offerta per pochi giorni a Amazon, adesso sta sulle 650, originariamente il 2020 stava su 1290, cosa del genere, era fuori prezzo. Però come vi ho detto in quel video, andatevelo a vedere, anzi vedetevi tutti i miei video, più li vedete meglio è, più mi fate visual meglio è, più li vedete dall'inizio alla fine meglio è, ma poi vi serve anche per voi per capire appunto quello che sto dicendo, perché sennò sembro uno che dice le stupidaggini, che parla da solo, invece no, io vi spiego passo passo i vari terminali, i vari dispositivi, i vari tablet soprattutto, però in questo caso vi posso fare anche un esempio, un rapporto con gli altri due Motorola che ho recensito, quindi l'Edge 20 Pro dell'anno scorso, che ha avuto un grande successo e che sono stato uno dei primi, e l'Edge appunto Plus del 2020, che però l'ho recensito adesso. Quindi fra i tre, questi tre Motorola che ho recensito, questo qua non c'entra assolutamente niente, che diciamo in una scala di 1 a 10 l'Edge 20 Plus mi sembra che di avergli messo 8, è infatti un telefono da 8 più o meno, e invece quello che ho recensito un mese fa, cioè l'Edge 20 Pro, Edge 20 Pro scusate, l'avevo recensito l'anno scorso, gli ho messo, è un telefono da 8, mentre quello che ho recensito un mese fa, l'Edge 20 Plus, è un telefono da 9, a 399 euro, poi era un affarone, infatti mi sono pentito di averlo dato dietro, perché effettivamente lo potevo tenere, perché a quel prezzo non c'esce niente, stavo bene per un paio di annetti. Poi il fatto di poter cambiare va bene, e quindi questo qui adesso vi vado a spiegare il perché secondo me è un telefono molto sopravvalutato, o perlomeno un'altra operazione di marketing che è stata fatta da Motorola e da tutti quelli che sono associati a Motorola, a cui Motorola propone e Lenovo propongono i loro smartphone e tablet, quindi per forza di cose ne devono parlare benone. Io siccome li compro non devo parlare benone, parlo per quello che è. Come ho valutato positivamente, molto positivamente, l'Edge Plus e l'Edge Pro del 20 dell'anno scorso, questo qua a 399 euro è un telefono che secondo me non ha senso comprare. E adesso andiamo a spiegare un po' il perché. Allora, il fatto che sia leggero, come dicono tutti, che come se fosse una qualità, in questo caso tra l'altro avevo detto che non prendeva le impronte, un pochino le prende, vabbè, ma non è quello il problema. In questo caso il fatto che sia leggero è scomodo, perché è un leggero però abbastanza, cioè sempre dal solito form factor un po' non padellone però padelloso, come vi posso dire, cioè, quindi non è un form factor ristretto, per esempio da 6 pollici un po' ristretto, e quindi diventa leggero, quindi è un telefonino leggerino, carino. Invece è comunque medio grande, non grandissimo però medio grande, quindi questa medio grandezza non è supportata dal suo peso, che comunque è un po' dall'idea appunto di giocattoloso, sembra un giocattolino, come vi devo dire, non sembra un telefono, uno smartphone, cioè uno smartphone io comunque lo voglio tenere in mano,
Lo giudicherei uno smartphone un po' adatto alle ragazze, se vogliamo, però non so ritagliarli un pubblico, perché anche le ragazze, amanti comunque dell'iPhone, le ragazze dategli l'iPhone, l'ultimo iPhone, e stanno a posto, non si pongono nemmeno il problema di Android. Però se ci fosse qualche ragazza Android che ragiona e che si compra gli Android e vuole un buon Android, forse questo per il peso sarebbe carino, però ha il problema che ha la fotocamera davanti, selfie, che non serve a niente, non fa una foto buona. Le ho provate, poi è inutile che ve le faccio vedere perché fidatevi di quello che sto dicendo. Anzi, poi vi metto a paragone, cioè la vostra esperienza, voglio sentire la vostra esperienza d'uso di chi ce l'ha e se quello che sto dicendo è una stupidaggine o se quello che stanno dicendo i vari recensori importanti, diciamo sovvenzionati da, non pagati ma comunque sponsorizzati da Motorola, stanno dicendo stupidaggini loro, perché per appunto proporre alcuni come Best Buy questo telefono qua a 399 che poi torna a 550, per me è un'assurdità clamorosa, enorme, non c'entra niente con l'Edge 20 Pro dell'anno scorso, quello era un telefono, comunque questo no, secondo me no. Quindi dicevo, la forma, il fatto che sia leggero, secondo me, è più uno svantaggio che un vantaggio in questo caso, perché la forma non ridà, cioè il form factor non è pratico, come devo dire, lo tieni in mano come tutti i telefoni, ma comunque dà un senso di giocattolo, giocattolo, giocattolino, capito? Così. Il vetro davanti, che se sia vetro non lo so nemmeno. Sembra tutto, cioè dietro è tutta plastica e davanti sembra pure con tutto un vetro tutta plastica, e per cui va comunque a rovinare l'OLED, perché quando vi dico non bastano le caratteristiche, le specifiche, ma bisogna vedere poi come sono messe nella realtà, cioè come sono, come vanno a girare durante le vostre, cioè a formare un telefono, a assemblare un telefono, a formarlo, a creare il telefono. Non bastano solo le specifiche, non so se mi spiego. Quindi la velocità, vedete, fa questa, quando andiamo verso o sopra o sotto, che arriva al punto dove fa tipo una molla, fa tipo un rimbalzo, che a me, vedi, un rimbalzo dell'app che si allunga, fa tipo una molla, che non è che mi piace tanto questa cosa, appunto anche questo mi sembra un po' un giocattoloso, questo movimento che fa un po' giocattoloso, e non è vero che lo fanno tutti Motorola, ecco questo è il discorso, che l'altro, gli altri due non lo faceva questo, quindi hanno fatto proprio un po' giocattolo, un po' leggero, ma non riesco a capire a che pubblico può mirare questo telefono, perché dice ma funziona tutto, in modo equilibrato, sì, ma è un equilibrio fine a se stesso, perché io a questo prezzo qua ci compro, non dico i Sony perché Sony stiamo parlando di un'altra categoria, ma ci compro i Realme, quasi tutti i Realme che stanno intorno ai 300, 350, meno di 300, vanno meglio di questo, secondo me vanno meglio di questo. Le due fotocamere sono da 50, non fanno foto eccezionali, che sono rimasto sbalordito con le foto. I video forse un pochino meglio, poi vi farò vedere una cosa che ho fatto stamattina, anzi ve la faccio vedere subito. Anche se poi potete vedere relativamente. Questa è una foto che faccio sempre da, vedete, dalla poltrona, faccio sempre la stessa foto per vedere i vari terminali come si comportano. Di solito qua riesco a leggere qualche titolo dei libri che ci ho sempre posizionato allo stesso posto, sempre dalla stessa lunghezza. Qua non sono riuscito a leggere nessun titolo, a parte, vabbè, questi enormi che conosco, però la foto quando la apri è comunque sempre sgranata. L'ho provato sia con la fotocamera, con la fotocamera ultra grandangolare, sia con quella normale, uguale, come apri sgrana. Cioè, che vi devo dire, il Pixel 3a di 4 anni fa, facevo la foto, si leggevano tutti, per dirvi. Dicevo, quello è un Pixel che funzionava, vabbè, ma dopo 4 anni si presume che anche un medio di gamma possa arrivare a un top di 4 anni fa. Non so se mi spiego. Questo è un video, vediamo un po'.
vediamo un po' che ho fatto stamattina. Vabbè, mi vedo il banco, la bancarella, tanto per vedere come si muoveva. Queste sono foto varie che ho fatto, questo è un altro video. Proviamo il video, vediamo come va. Cambio camera, un po' la stabilizzazione. Vediamo se corro un po', come va la stabilizzazione. Qua ho corso un pochino, ho fatto due passi di corsa per vedere i video. Insomma. Diciamo, secondo me vanno leggermente meglio delle foto. Per le foto non ho trovato niente di che, tranne una che è in penombra, praticamente mi ha dato un aggiustamento, mi ha illuminato tutto in automatico, ha illuminato tutto e sembrava una luce, una foto di giorno, anche se stavamo in penombra. Ma tranne questa cosa, guarda, gli voglio trovare qualcosina di buono, ma alla fine non giustifica le 400 euro che costa. Poi, questo per quanto riguarda il reparto fotografico, e quindi secondo me è un reparto fotografico appunto di uno smartphone dai 200-300 euro, come ce ne sono tanti, vanno tutti così, e questo pure, non fa nessuna differenza. Audio, diciamo, adesso andiamo a vedere Instagram un attimo. Vi faccio vedere. Poi il carnevale è finito, ha vinto Grande Rio, come vi dicevo, chi segue i miei video sui tablet, meritatamente, anche se avrei voluto che vincesse Salghero. Anzi, adesso vi faccio vedere un pezzettino qua di Emerson Diaz, cantante di Salghero, che mentre faceva la sfilata, quella dei vincitori, questa gli fa la domanda, lui non gli risponde perché sta cantando. E lui dice canta, che cosa c'hai da dire? Canta, che cosa vuoi che ti devo dire? Sto cantando, e lei ci rimane malissimo, si gira come per dire schifata, dice. Troppo, questo è una delle scene più carine di questo carnevale, insieme a questo qua, facsimile, questo ce l'ho proprio sul mio canale. Allora, faccio vedere prima questo cantante qui, che è un cantante della scuola di samba Mochidaji di Padre Miguel. Questo secondo me è uno dei più bravi, però quest'anno gli è andata storta proprio tutta la scuola, un sacco di casini hanno fatto, quindi ne è arrivato settimo. Però lui veramente quest'anno ha spaccato. Lui si chiama Piris van der. Lui è veramente spaccato, ha un timbro di voce veramente eccezionale. Ha fatto tre samba per le altre scuole, due dei quali sono andate al carnevale, più questo suo della scuola sua. Quindi, ma cantate da lui sono una cosa, cantate dagli altri non hanno avuto successo, che lui è bravo. Adesso vi faccio sentire questo pezzo suo che mi piace moltissimo, e poi vi faccio sentire un'altra cosa. Roma, aquí a Cetera, donde haya barrio que no quiero carambol. Si yo hace un chapipare, a quinta-feira, no firmamento, abate de corporó. Sambora, prima, no velho de Jurema, a proteção de Ogoxuodé. Vai, Oxalá, lhe deu som de Adema. Quem rege o meu ori, governa minha fé. Os sigilis da ancestralidade, o alarquento do EP da mocidade. Oxóssi é caçador de uma. Quindi dicevo, ecco, sblocco col dito, insomma, devi premere sempre molto, sì, sblocca, ma io non sono amante dello sblocco qui, mi piace più lo sblocco sullo, ma anche qua comunque non ho visti i migliori. Dicevo, lo stesso samba, questi tenete presente che sono artisti veri, cioè i cantanti cantano, i musicisti suonano, gli autori scrivono. Ma a grandi livelli, no? A livello basso che conoscevano, questo quando fanno un samba c'è, cioè, un lavoro enorme. Non è quello che sentiamo noi, tra, 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 è un lavoro enorme, enorme, che la dovreste seguire per capirlo. Per chi segue la musica e capisce la musica. Questo qua è il direttore della batteria della stessa scuola, che appunto, questo qua gli fa la domanda e lui gli risponde cantando il samba, perché dice: che ti devo rispondere, sto sfilando, mi fai una domanda stupida, io allora ti canto addosso. Lui è troppo forte,
personaggio numero uno anche lui del Carnevale di Rio 2022. La batteria del corporo, la di Giurema, la protezione troppo forte. Hai detto asino, capì che eri asino. Mi è piaciuta troppo, troppo, troppo. Vabbè. Questo sempre per farvi una panoramica. Instagram, dicevo, allora alla prossima recensione dei tablet, dove metto, potete anche quelle andare a vedere, la classifica delle più belle di Instagram insieme alla classifica dei tablet. Ci sarà una new entry, quindi al prossimo tablet, non so quale sia, però intanto vi anticipo, ci sarà questa new entry, che la seguo se non me la dimentico, e poi vediamo dove la andiamo a collocare. Vedete, poi vi spiego una cosa sulla velocità, che pure questa, sì, è entusiasmo, è fine a se stessa. Quindi ci sarà questa new entry qua, no, non è lei, aspettate. E quindi vi dicevo, cioè, ci sarà una nuova entrata oggi, non so, la fotocamera mi fa i capricci, mi si blocca, dice che è piena, vediamo un po', tanto non è lungo il video. Ci sarà questa nuova entrata da Nick Schultex, è bionda, è un periodo che sto, non so perché mi piacciono le bionde, sono partito con tutte le nere, adesso mi piacciono tutte le bionde, veramente bellissima, bellissima, bellissima. Quindi la metteremo in classifica, vedete? Anche se non è perfettamente simmetrica, anzi è asimmetrica, però ecco la bellezza dell'imperfezione. C'ha il musetto storto verso un lato, però è bellissimo. Quindi questa la vedremo alla prossima classifica dei tablet, direttamente la mettiamo dentro, dopo vediamo al posto di chi. YouTube, questi sono tutti i miei video vari che voi non vedete, quindi vedete il funzionamento, fa bang, questa molla. Quindi quando vi dicevo, sì, la velocità è 144 Hz, ma se non sei accompagnato da un processore forte che spinge, vai veloce, ma il processore non ce la fa, quindi 144 Hz va più veloce del processore che processa le immagini e le informazioni, per cui siamo là. Quindi fa solo questo effetto boom, 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 ma alla fine è come uno che sgasa, 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 ma la macchina non ti corre come una Ferrari, sgasi solo, fai solo rumore, e questo fa uguale. È un 144 Hz non messo bene sopra a questo processore, secondo me, non serve a niente. Vedete, adesso si scarrella, ma se vediamo i video 4K eccetera, addirittura sul 4K non ce la fa. Adesso volevo vedere qualcosa che già ho visto, comunque va bene, adesso andiamo a vedere 4K, vediamo un po'. Il feed della vibrazione è pure leggermente zanzaroso, che vabbè, io li tolgo sempre, quindi problema per chi si ritiene, diciamo, però io li tolgo, ma comunque non di livello. Se mettiamo appunto, come vi dicevo, 4K a 60 frames, cioè lo alziamo più di quello che può fare, allora mentre fa passare pubblicità l'audio, stesso discorso, non è un audio di qualità, è un audio che spara molto sugli alti, nemmeno in modo pulito. Allora adesso è impostato a qualità dell'immagine superiore 720p, va bene. Se io lo porto a 1440p a 60 frame con l'HDR, è il suo massimo, lui è un 2K praticamente, quello che può fare questo fa. Se lo porto a 2160, che per esempio tutti i tablet comunque reggono, lui non lo regge, comincia a scattare, non regge proprio l'immagine. Adesso vi faccio vedere, apriamo, vedete, questo è 1400, vediamola, sentiamo l'audio, vedete che fa un effetto bokeh a questo video che altri tablet e smartphone non mi facevano, questo effetto bokeh,
cioè è focalizzato, come posso dire, è un OLED, però focalizzato, vedete qua, questa parte qua è focalizzata, va a fuoco e va definita, il resto no. Qua va definito, il resto no. Ma il video, questo qua non è così, il video è bello definito, sì, c'è un po' l'effetto bokeh, ma non così come questo qua che si vede proprio una zona. Non so se mi spiego. Io questo video ho visto 1000 volte con tutti i dispositivi, ma non si vedeva così, proprio a bokeh. Questo invece ce lo fa vedere proprio a bokeh, perché appunto oltre ad essere un OLED, ma è lo schermo che non, cioè non c'è vetro, non c'è un Gorilla Glass di ultima generazione, né un 6 né un 5, questo non so che cosa sarà, boh. Sicuramente non è di ultima generazione, quindi per cui si vede come si vede. Vede, se io me lo po comunque così si vede, per di più può andare bene. Se lo porto più alto, però non ce la fa, vi faccio vedere. Adesso lo portiamo più alto, vedi? Postazione del suo video attuale. O perlomeno ieri non ce la faceva, vediamo se oggi ce la fa. Oggi pare che ce la fa, aspettiamo. Va bene, mi ha smentito, oggi mi ha smentito, però vi dico che su alcuni video va a scatti quando lo mettiamo in 4K a 2100. Come vi ripeto, immagini medio standard, secondo il mio punto di vista. E poi mi direte voi se quello che vi sto dicendo è tutto una stupidaggine, se voi invece vi trovate bene con questo telefono. Questo vi volevo dire. Ripeto, assolutamente non gioco a Motorola. Avete visto l'entusiasmo di quando l'ho spacchettato? Io, Motorola è una delle mie aziende storiche. Però qua è stata fatta la solita operazione di marketing che 400 euro per me è ingiustificato, 550 ancora meno. Sì, ricarica velocemente, quello è forse l'unica cosa buona, ma ormai lo fanno quasi tutti gli smartphone. I Realme ricaricano molto velocemente e funzionano bene, le batterie tengono, pure questa tiene, ma non è una batteria eccezionale, cioè non ha nessun punto eccezionale che dico wow, capito, questo è eccezionale, hanno messo sta cosa che è eccezionale. Questo smartphone da quale sto riprendendo, che costa 120 euro, è basico su tutte le cose, funziona col suo passo su tutte le cose. Fotocamera ovviamente diciamo sull'insufficiente, abbastanza scadente, però ha una batteria che non ha eguali, cioè questa è la batteria migliore di tutti, almeno diciamo ha un punto di forza, costa 120 euro, ma ha il suo punto di forza che nessun altro ha. Non so se mi spiego. Questo qui, questo Motorola qua, secondo me non ha nessun punto di forza particolare. Quindi la velocità è fine a se stessa, che non ce la fa il processore. Lo schermo è fine a se stesso perché è un OLED, però con un vetro da giocattolo che non rende, comunque non rende le immagini e punta a focalizzare. È un po' come faceva il Samsung tablet S7 FE, che fa a punti di fuoco, punti di definizione, capito? Fa la definizione a punti, a zone, e questo fa uguale, fa solo una zona di definizione, quindi non tutto il pannello, per capirci. Poi vi ripeto, andate a vedere i miei video, vedeteli, perché appunto vi fate un paragone su quello che vi sto dicendo. Chi ce l'ha comprato perché giustamente gli è piaciuto, ci crede a questo marchio, per amor di Dio. Io ripeto, Motorola è anche uno dei miei marchi che mi piacevano molto. Siete pregati di scrivermi sotto se io vi sto dicendo una stupidaggine o se vi hanno detto una stupidaggine gli altri. Poi che sia ovviamente un telefono che funziona. Più lo uso, io adesso vi sto dicendo l'esperienza che ho fatto con un giorno, però più o meno con un giorno riesco sempre a vedere il 90% del telefono. Poi qualcosa di positivo potrà uscire senza dubbio, però diciamo per me è un telefono boomerang che torna subito indietro. Non mi dispiace minimamente farlo tornare indietro, perché l'altro mi è dispiaciuto, l'altro Motorola che vi ho detto, ho sbagliato, che adesso è aumentato
costa ancora 650, 700, ma quelli 400 euro li valeva tutti. Lo Snapdragon 865, batteria 5000, tante cose, c'aveva tutti i punti di forza. E fisicamente fantastico, questo fisicamente niente. Fisicamente per me questo è niente. Non fa delle buone, fa delle foto da 7, la fotocamera frontale è da 6, i video sono 7,5-8. Ripeto, form factor per me 7, batteria 7,5-8, velocità finta, quindi diciamo 7,5-8, non è come l'Edge 20 Pro dell'anno scorso che volava, era così veloce che volava, era un telefono veloce che volava e che era bello da tenere in mano, cioè era un premium, questo non è un premium. E comunque te lo fanno pagare 400 euro. Per me questo telefono è tutto marketing. Ci vediamo alla prossima, vi aspetto ai prossimi video dei tablet, e lì voglio la vostra partecipazione. Vedete tutte le classifiche, le classifiche delle ragazze, eccetera, e tutti gli aggiornamenti vari. Non so quale tablet recensirò, visto la situazione guerra. Ciao, alla prossima.